insomma ci avete creduto fino alla fine, anche se paradossalmente avete fatto il gol quando la Vigor ha giocato un po' meglio rispetto a voi nel secondo tempo, però alla fine insomma prendere il 90esimo dispiace. Sì, era, però prima lo spogliatoio, era meglio finire la partita 0-0 piuttosto che 1-1 e prendere gol al 90esimo così, però insomma è stato tutto, insomma, diciamo per come è andata la gara, un risultato giusto, perché effettivamente né da una parte né dall'altra ci sono stati tiri in porta, insomma, a parte un angolo battuto da San Domenico che ha finito la traversa il primo tempo, però insomma azioni di rilievo credo non ce ne siano state sia da una parte che dall'altra. Ho fatto, a mio avviso, una buona gara per come l'avevamo preparata in settimana, sapendo che di affrontare un'ottima squadra, perché a Vigor secondo me è un'ottima squadra che magari forse attraversa adesso un periodo di difficoltà, però noi abbiamo interpretato la gara insomma per come abbiamo preparato. Chiaro, alla fine ti resta un po' l'amaro in bocca perché speravi di vincere la partita, invece poi è arrivato Mangiapane a rovinare la festa. Però forse è stato... non aspettavi che Mangiapane avrebbe segnato. Speravo di no, però purtroppo. Speravi, sì. Senti, ma era la Vigor che tutti credevi di vedere, oppure? Sì, ho vista più volte in DVD la Vigor, quindi insomma l'aspettavo così. E comunque la Vigor che. Oh, ma tu giovane scemo! Sicuro. Silenzio. No, vedi che non sono gli spogliatori, Dimmi dove sono gli spogliatori. Vai più avanti. Vai più avanti. Più a sud. La seconda a sinistra. Ti ricordo? Stavi dicendo. perché quando c'era lui, era un giocatore conosco. Sì, sì. Era sì, la Vigor che mi aspettavo. Comunque la Vigor battagliera, insomma, non molla. Credo che alla fine, forse magari all'inizio era partita con altri obiettivi, però insomma mantenere la categoria credo che non avrà problemi. Terreno pesante ha influito secondo te su tutte e due le squadre? Sì, sicuramente ha influito, insomma, perché noi davanti abbiamo dei tre attaccanti, due sono insomma uno brevilineo veloce, San Domenico, l'altro più tecnico che Elia, quindi sicuramente ha influito. Però da parte nostra tutti e due hanno fatto grande sacrificio, insomma, era quello che mi aspettavo all'inizio, hanno fatto molto bene. Senti, forse la tua mentalità da difensore, hai messo certe volte 5 difensori, è stata quella la chiave, bloccando bene le fonti del gioco della mezza? Sì, dovevamo con i due esterni di centrocampo scivolare il tempo giusto sugli esterni e poi ricompattare la linea a 4. Gli ultimi minuti poi insomma ho preferito abbassare i due esterni e fare una linea a 5 insomma, per difendere l'1-0, però il lavoro hanno fatto bene. Era la prima volta che giocavamo con i tre dietro, anche se abbiamo provato inizio anno il ritiro, poi per altre cose insomma abbiamo cambiato, però il lavoro hanno fatto molto bene. A livello personale adesso la zona va più tranquilla perché qualche settimana fa sei stato in bilico? No, non sono stato in bilico, sono esonerato, sono stato veramente. Sì, dopo la partita di Fonti sono esonerato, poi l'ho detto anche altre volte questo, insomma, non ho dei calciatori, però sono gli uomini di alto livello, perché insomma mettere in discussione il proprio contratto, c'è gente che ha famiglia, per salvare il sottoscritto insomma è un gesto importante che io ricorderò a vita, loro lo sanno, io ho detto più di una volta. Ed effettivamente insomma stanno dimostrando in questo periodo insomma di valere prima come uomini e poi come calciatori, ma io non avevo dubbi perché anche in periodi negativi noi siamo partiti discretamente, poi è stata una fase dove abbiamo steccato qualche partita, qualcuno l'abbiamo persa anche meritatamente, però insomma la squadra è sempre stata viva, è sempre stata con me, ha sempre seguito le mie direttive, quindi non avevo dubbi, insomma, ne saremmo usciti. Ma loro hanno dimostrato insomma che di crederci sempre, quindi questa è la strada. Dobbiamo continuare così perché insomma, l'obiettivo resta la salvezza e la valorizzazione dei giovani. Noi siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così. Vedendo anche le altre squadre, insomma, io credo che sia un campionato abbastanza equilibrato. A parte la Salernitana, come nomi è superiore alle altre, però insomma, secondo me sul Pontedera, Foligno, secondo me è un campionato equilibrato. La Vigor è a pari livello insomma delle altre, secondo me. Intanto vedere anche la gradinata est vuota, tu te la ricordavi sicuramente diversa. Sì, fa effetto strano, cioè, però comunque sono ritornato con piacere perché voi insomma, sapete che io sono rimasto affezionato alla città
un ricordo calcistico bello, non solo calcistico, ancora tanti amici qua da Venezia, quindi vedere lo stadio così, mi aspettavo perlomeno un 1000 spettatori in più per il mio arrivo, però non è stata così. Però va bene lo stesso, insomma, è sempre un piacere tornare a Venezia. Ma tu hai detto appunto che l'arrivo non ha problemi a salvarsi, sì. Però l'impressione che noi stiamo avendo, più che l'impressione di una squadra, tra virgolette, operaia, con poca qualità, che fa una fatica enorme a segnare, subisce anche poco, e poi siete stati oggi tra le poche squadre a sì, riuscire sì, a far gol, però con la regola dei tre punti, se non segnano 15, è difficile salvarsi. Sì, questo è vero, però diciamo, magari sono magari più là, c'è stato il periodo dove insomma con mezza occasione faranno gol, quindi si bloccheranno. Il campionato è ancora lungo, quindi ho detto, a mio avviso comunque resta una squadra di buona classifica. Va bene, bene, grazie ancora. Grazie. 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 Grazie.